Tornerà alla bella riviera dove nacque il suo amore e aspetterà di raggiungerti. Deve essere mio cugino. Oh, cugina, così al buio? Cosa fate? Preparate forse una congiura? Quasi. Ero venuta a vedere se volete essere accompagnata a casa oppure... Sì, Lucy, credo sia bene approfittare della cortesia del baronetto. Come lei vuole. E allora arrivederci presto. A domani. Domani avrò molti colloqui e non so se... Spero che fra le sue grandi occupazioni politiche troverà 5 minuti anche per me. Oh, signorina, arrivederci. Arrivederci. A presto. A presto. Dottore? Ci aspettano. Andiamo. Sta bene. Ora voi mi dite che il re non giurerà la Costituzione o la giurerà a modo suo. In questo caso me la metto io col re. Ma io non lo credo. Fino a prova contraria noi non abbiamo diritto di dubitare che le parole date non debbano essere mantenute. Il re di Sardegna ha mantenuto. Pio IX ha mantenuto. Manterrà anche Ferdinando II. Ma mai così. Lasciatemi finire. Se non manterrà... vedremo quello che dovremo fare. Bene, barricate, barricate. State qui. Lo conosco buono Achillo, signore. Quello non farà niente di quello che dice, quando è vero che mi chiamo Domenico Morelli. Io per conto mio tengo a casa un fucile e tante munizioni quando ne occorrono per mandare a gambe levate mezza gendarmeria. Buonanotte, amici. Buonanotte, dottore. Buonanotte. So benissimo che se le dirò che intendo partire subito sul nostro yacht, si rifiuterà. Ma io non glielo dirò. Una volta a bordo, si leva l'ancora e buonanotte. In una parola, voi avete organizzato il rapimento di vostra figlia. È una cosa nuova. Oh. Eccomi a te, papà. Non potevo sostenere una conversazione battagliera in abito di società. Dunque dimmi. Senti, Lucy, io non posso permettere che tu rimanga qui, in un albergo che è alla portata di tutti. Sta per accadere qualcosa di grave a Napoli, sai. Pare che ci sia una strage, almeno così dicono i giornali inglesi. Ma perché li leggi, papà? Ma insomma, tu verrai a bordo. Impossibile, io debbo restare qui. Tu sai che quando un Darwin si dedica ad una causa, per tanto pericolosa sia, non l'abbandona nel momento critico. Io resto qui. E non è la stessa cosa. Chi ti impedisce di prendere terra quando ciò sia possibile? Ma qui no, qui è troppo pericoloso. Io, come tuo padre, ho il diritto di impedirtelo. Che cosa mi consigliate, Hastings? Su, cugino, parlate. Obbedite a vostro padre, Lucy. È un saggio consiglio il suo. Sta bene. Vado a dare gli ordini per i bauli. Elizabeth! John, arriva vostra figlia. Ah, siete pronti a prendere il largo? Basta un ordine. Bene, bene. Benvenuta, Miss Lucy. Grazie. Che cosa fanno quei marinai? Sciolgono le vele per la partenza. Quale partenza? La nostra. Ma di che partenza andate parlando? Chi l'avrebbe ordinato? Sir John. Oh, benvenuta, Lucy. Ma cos'è questa partenza che hai ordinato? Oh, si va a Palma in un porto incantevole. Ah, tu mi hai teso un tranello. Lucy. Che modi sono questi? Tu sai bene che sono decisa a restare. Ah, appunto per questo che... Capitano, non perdiamo tempo. Papà, quello che fai è indegno di te. Oh, bambina, faresti meglio a tacere. Buon viaggio, io discendo. No, inutile. Anche la scialuppa ha degli ordini.
Perdonatemi se sono venuto a disturbarvi. Volevo parlarvi di... Di mia cugina. Precisamente. Di Miss Lucy, in rapporto alla situazione che si va creando o che potrebbe crearsi. Come? Voi sapete che ho svolto in questi giorni una missione che mi era stata affidata dai patrioti siciliani. Io speravo che sarei riuscito ad appianare tutte le divergenze fra il Parlamento e il re. Ma tutto va bene, no? Tutto va male. L'irritazione reciproca aumenta ogni giorno, nonostante i miei sforzi. Insomma, io non mi meraviglierei che potesse accadere qualcosa di molto grave. Oh, che fantasia. No, no, io non credo. Comunque voglio essere tranquillo. Se accadrà quello che io temo, voi promettetemi di fare immediatamente partire Miss Lucy. Ma come, caro amico, è già partita, non lo sapete? Ah, già voi non potete saperlo, no. Suo padre, con un energico colpo di mano, l'ha rapita. No, state tranquillo. Ormai sarà a largo, credo. Cosa avete? Mi ero illuso che avrei potuto vederla un'altra volta ancora. Del resto, meglio così. Forse è meglio così, amico mio. In ogni modo, sono molto lieto di aver conosciuto come è fatto il cuore di un gentiluomo italiano. Grazie, signore. E se doveste correre qualche pericolo poliziesco, mi spiego, voi sapete dove trovare un amico e un rifugio sicuro. Per l'amicizia vi ringrazio e accetto. Per il resto, il mio posto è in mezzo al mio popolo. Sai che penso personalmente di Ferdinando II? Caro Fondondò, non facciamo questi discorsi in mezzo a strada. Partendo questa sera arriverai a Palermo mercoledì. Prima di andare a casa tua, passa dalla casa di Ruggero VII. Dagli questo plico. Sta bene. Purtroppo la mia missione è fallita. Non c'è modo di mettere d'accordo i patrioti e il re. E forse ci batteremo di qui a poco. Ma io allora? Prima di tutto ho detto forse. E poi non aver timore, c'è posto per tutti. Va. Addio. Buon viaggio. Grazie. Lucilla. Sì, sono qui. Ma come, questo miracolo? Non è un miracolo, è stato un equivoco. Oh, che paura. Fammi riposare un momento. Sì, cara. Vieni, siedi. Ma tuo cugino mi aveva detto... In buona fede. Mio padre infatti ha provato a rapirmi, ma quando ha veduto che ero decisa a raggiungere la riva, magari a nuoto. Cara. Oh, che spavento questa mattina, quando ho saputo che tu mi credevi partita. Ho temuto che te ne andassi chissà dove. Mi pare un sogno d'essere qui. Ora sono troppo felice dopo tanta pena. Perché troppo? Perché le gioie troppo grandi sono sempre troppo brevi. Il cuore pieno di tristi presentimenti. Non pensiamo a quello che sarà, ma soltanto a quello che è. Sì, è così bello questo momento. Sereno e più forte, e questo ti deve bastare. Davvero? Non pensi invece che sia una povera donnina noiosa con le sue moine e indegna di una persona terribilmente seria come te? No, penso che sei un angelo. Caro. Andiamo.
Avevo proprio la gola secca. E fino a sera sarà questa storia. Chi te l'avesse detto è che saresti diventato un oratore. Sai che sarebbe bella? Che cosa? Che mi arrestassero da lì. Oh, 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 oh. Verrò anche domani, poi dopodomani, poi tutti i giorni. Finché potrò sarò là ad aspettarti. Ma ricordati quello che mi hai promesso. Se si verificasse qualche disordine, non ti muovere dagli occhi. Voglio sapere dove farti avere mie notizie in ogni momento. Sì, ma intanto domani. A domani. Ah, benissimo. Sapete dove andare e avete trovato logico di venire qua, eh? Mi scusi, milord, ma io... Voi avete una bella faccia tosta. Siete la causa di tutto. Sì, di tutto. E quando dico di tutto so quello che dico. Ma insomma, cosa siete venuti a fare qua? Il dottor Antonio ci ha scritto di venire. Bordo? No, ma vede, nella lettera diceva che la signorina aveva bisogno di noi. Allora noi siamo andati alla locanda. E là ci hanno detto di... E siamo qua. Siamo qua. Come se questa fosse la succursale della locanda. Ma vi rendete conto di... Prospero, Speranza. Oh, signorina. Tom. Milord. Mi vedi quei due? Sì, milord. Beh, quelli lì faranno parte in perpetuo del mio personale. È la fatalità, contro la fatalità non c'è da combattere. Ma se milord vuole io... Cosa volete che voglia io? Preparate una cabina e buonanotte. Sì, milord. Papà, sì, tanto gentile, Speranza e Prospero. Già fatto, cabina con due letti naturalmente. Oh, sei un angelo. Vabbè. Non credete a quello che vi ha detto il re. Io vi posso dire che da qui a poche ore tutto quello che avete creduto si rivelerà una burla. Sì, sì, una terribile burla. È inutile aspettare ad avere le catene ribadite alle caviglie. No. Bisogna muoversi finché siamo ancora in tempo. Sì. Corriamo alle barricate. Sì. Sì. Volete che Ferdinando vi calpesti ancora come dei servi ignobili? No! Questi sono già calvi, leviamoci di torno. Vengo, aspettami alla voltata. Iervolino ci attende fra un'ora. Non bisogna avere paura dei birri. Davanti alle nostre barricate si fermeranno. Sappiamo tirare anche noi. Avete Ferdinando! Bisogna dare l'assalto al palazzo. È ora di finirla coi borboni. Vieni. Andiamo. Andiamo.